Amen. E adesso, Maria Francesca, leggi la tua professione di fede. Io sono Maria Francesca, nell'assumere l'ufficio di baressa, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuta verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stata chiamata a esercitare il mio servizio. Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò, integrò e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel codice di diritto canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede, o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa preservi la natura e il fine del mio istituto e sia realizzato in comunione con la Chiesa stessa. Inoltre, prometto in buona fede che voglio essere utile alle mie sorelle secondo le mie forze, che amerò le mie sorelle e sarò la prima nel rendere loro onore, che le istruirò nella legge divina, rimarrò fedele alla Santa Sede di Roma e all'ordine di Sito, che non venderò né donerò né ipotecherò o alienerò in altro modo i beni del monastero se non secondo il diritto canonico e le costituzioni. Sua Maria Francesca, credo e professo con ferma fede tutte le singole verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente liberato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte le singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede e la morale proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre come religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico,
sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Dopo questa confessione di fede, il pregamento, ti consiglio la potestà di questo monastero, dopo fai una benedizione al vescovo, che ti darà la forza del Spirito Santo per essere paressa. Madre Maria Francesca, con le chiavi e il sigillo del monastero, concedi il pieno governo di questo monastero di Nostra Signora di Barcellona come sua legittima badessa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni al tuo seggio. Adesso, le sorelle, a questo punto ciascuna delle professe viene a rinnovare la sua promessa di obbedienza, si inginocchia davanti alla badessa, mettendo in mano le sue dici, ma ti prometto obbedienza secondo la regola di San Benedetto fino alla morte. Le temporanee diranno un'acqua con